Eccoci, bentrovati, buona serata nella nostra Agorà, seconda parte, fra mercato ed altro, fideiussioni ottenute, sembra proprio di sì. Ne parleremo. Nicola Balice, buonasera. Benedetto Croce, Buonasera a buonasera. tutti. Buonasera a voi. Siamo tutti più tranquilli, non tornerà, mi pare di capire, Leonardo Bonucci. Già si pensava, beh, rimetteremo in sesto nuovamente la difesa che, battute a parte, sembra che sia rientrato tutto con una fideiussione presentata in Lega, quindi il punto quale può essere? Che sono arrivati i soldi e basta, hanno cambiato banca, Sì, qual è cambiata è? la banca, ma era veramente soltanto una questione tecnica. Credo che non ci sia stato mai il rischio che potesse saltare l'affare. C'era tempo fino all'11 di agosto per presentare la fideiussione, tanti affari, tante società non l'hanno ancora presentata per tutte le operazioni. Era veramente una questione tecnica. Il problema forse più di BPM che non di Milan in questo momento, tant'è vero che poi il Milan la fideiussione l'ha riottenuta nemmeno 24 ore dopo la fuga di questa notizia. Boh, quindi siamo Meglio già. così, meglio così. D'altronde, se no, si sarebbe creato veramente un brutto precedente. Diciamo che Bonucci si è già esposto parecchio con le sue dichiarazioni, quindi a questo punto è meglio che stia lì. Vabbè, certo, non E pensavo se assolutamente un al suo ritorno ritorno. sarebbe stato, penso, davvero complicato, eh. Allora, andiamo un attimo a rianalizzare, non a rianalizzare, a riprendere in considerazione l'affare Neymar, perché è la prima volta che in studio sia Balice che Croce. È, come dire, secondo voi, ripercussioni a parte che magari cercheremo di analizzare, anche se spero che sulla Juventus ci sia poco, se non qualche acquisto, affare mastodontico e che può segnare un punto di rottura. Qual è la tua visione, Nicola? Beh, la mia visione è, per quel che riguarda il mercato è che a questo punto può succedere un po' di tutto da qui al 31 di agosto. Io non credo che si sia alzata così tanto l'asticella su quel che possano essere le valutazioni dei calciatori in generale. Questo è un maxi investimento che ha operato il Paris Saint-Germain perché ha le mire alle spalle, può permettersi, volendo un giocatore, di andare lì, comprarlo e farne un'operazione. Poi la sintesi della conferenza stampa di Al-Khelaifi è stata: non c'è nessun problema di fair play finanziario né di cassa, state sereni. Era proprio un inno alla serenità. Se stiamo a guardare poi l'operazione, vuol dire che loro tra sponsor e merchandising e risultati sportivi si aspettano di rientrare di. Anzi, ha parlato di un investimento pronto a raddoppiare nell'arco di 2-5 anni, quindi i loro calcoli se li saranno fatti. Il problema vero può essere sull'attuale mercato, non tanto per la valutazione di tanti top player a livello assoluto, perché se una squadra vuole vendere o non vendere un giocatore, non è che può usare questo come parametro, perché è un'operazione che va oltre il doppio dell'operazione più costosa che c'era fin qui stata a livello di calciomercato ad ogni latitudine. Influirà molto sul mercato del Barcellona, perché adesso qualunque giocatore vada a chiedere il Barcellona, sapendo che oltre ad essere una strapotenza sotto ogni punto di vista, ha anche 222 milioni in più nel motore. Però Quindi da lì nascono i 100 milioni rifiutati per Coutinho e si sviluppa tutto il resto. Io penso che però questa sia un'operazione che nell'arco dei prossimi 25 giorni può influenzare il mercato di tanti club, anche quello della Juve, perché il Barcellona non andrà a investire 220 milioni per un No, attaccante. Il vabbè, Barcellona chi prendi? andrà a prendere No. probabilmente, anzi quasi sicuramente andrà a prendere un attaccante e almeno un grande centrocampista. Se dovesse arrivare il grande centrocampista, ecco che oltre a vedere il Barcellona che tappa la partenza di Neymar e quindi non instaura un effetto domino in quel caso, va soltanto a sostituire, con una seconda grande operazione innesca tutta una serie di passaggi, perché se arriva anche un grande centrocampista, allora uno tra Andre Gomes e Rakitic probabilmente partirà. Con Andre Gomes o Rakitic, credo più Rakitic, sul mercato
ci si fionderà, parecchi club ci si fionderanno e penso che anche la Anche la Juve Juventus, ma la proverà a Juventus, sondare il terreno. mi ha detto anche dopo, poi arriviamo su questi grandi nomi che potrebbero, perché anche il PSG comunque dovrà vendere qualcosa. Penso proprio di sì, Adesso dovranno sistemare questi parametri per il fair play finanziario, non è detto che non venderanno Verratti, adesso io non so come sono messi il Paris Saint-Germain, sicuramente il Barcellona si trova tanti bei soldi da reinvestire e questo sicuramente avrà un'influenza, avrà un impatto sul Ma mercato. Io spero che non avrà un impatto forte sul mercato della Juve, perché sappiamo dove troveranno, tu vorrebbero dici? andare a parare. Non è così scontato perché loro hanno provato a prendere appunto Coutinho dal Liverpool. Adesso vediamo cosa succede. Sicuramente questa operazione Neymar è un precedente, no? È un precedente forte, si Ma io alza ancora un po' il anche livello. Ma il Non credo Barcellona penso che tanto. stia cercando un altro tipo di attaccante rispetto a Dybala. Al di là, è ovvio che se poi strada facendo non dovessero andare in porto le varie trattative che stanno portando, per cui stanno lavorando veramente con delle serie d'attacco che non mutino gli equilibri di squadra, quindi un destro di piede che possa partire da sinistra. Io credo che in questo momento l'obiettivo primario possa essere Di Maria, al netto degli umori del Paris Saint-Germain stesso. E poi a ruota ci sono Dembélé, Coutinho, lo stesso Mbappé che però è conteso anche da Real Madrid, è stato vicino allo stesso Paris Saint-Germain. Vediamo, io credo che Dybala piace al Barcellona, Piace a Dybala Messi soprattutto. piace a Messi, però in un progetto a lunga scadenza forse era sempre stato individuato come un potenziale sostituto di Messi piuttosto che Però al momento complementare. In attuale. questo momento l'entourage del giocatore non ha ricevuto nessun contatto, in questo momento la Juve non ha ricevuto nessuna richiesta di informazioni da parte del Barcellona, è ovvio che un'operazione del genere permette al calciomercato di essere davvero ancora più fluido di quanto non sia normalmente, per cui quella che è una certezza oggi può non essere una certezza domani, anzi. Al fatto che siano stati fatti nomi importanti che potrebbero per l'effetto, come tu giustamente hai detto, o sostituisce oppure no, rende la Juve, come dire, c'è potenziale per acquisti importanti? Perché non vengono messi i nomi sul mercato, lo chiedo De entrambi, deve, deve muoversi qualcosa. La prima casella è stata Neymar. Adesso bisogna vedere che cosa succede. Bisogna capire quanto il Paris Saint-Germain abbia fatto un'operazione commerciale o quanto voglia davvero rinforzare la squadra. Quindi, se vuole rinforzare la squadra, arrivato Neymar, al massimo cede un attaccante e tiene tutto quello che c'è a centrocampo. Altrimenti inizierà a vendere. Per quel che riguarda gli equilibri del fair play finanziario, è vero che il Paris Saint-Germain avrebbe qualche cessione, farebbe comodo, ma quando i parametri sono così ampi, o finisci per incassare altri 200 milioni, non Sì, è da però è anche escludere, vero che, scusami. oppure hai la possibilità di pareggiare con delle sponsorizzazioni che non ha problemi ad avere, anzi. Proprio con l'effetto Neymar, dallo stesso Qatar possono arrivare delle nuove sponsorizzazioni che vadano a ripianare Sì, il certo, famoso fair play buco. finanziario. Pensare che questo non sposti niente è francamente difficile. Insomma, questo avrà un impatto forte, secondo me, e sposterà delle altre caselle. Sul destro, sinistro, da collocare, sì, in teoria sì, in pratica no, perché noi abbiamo preso adesso, siamo pieni di mancini. Evidentemente se li abbiamo presi si pensa che si possano far giocare sia da una parte che dall'altra, quindi presumo che non sia un problema del Barcellona avere un mancino in più piuttosto No, che quello meno. no. Poi spero che ovviamente non vadano a parare su Dybala e vadano Ma io su francamente altri no. obiettivi, questo lo spero anch'io, però pensare che questo acquisto di Neymar così alto non sposti nulla nel mercato europeo, francamente la vedo dura, No, ma sposterei come. A proposito di Dybala, il mercato di acquisti della Juve rispetto a quello, ad esempio, un club come Barcellona è strategicamente da sempre diverso, nel senso che Barcellona è una struttura trentennale di squadra che sostanzialmente segue determinati parametri. Se dovessero sommare quelli che sono gli obiettivi principali che stanno inseguendo in questo momento, è ovvio che Dybala
rientra nel mirino del Barcellona in vista delle prossime stagioni, quindi potrebbe essere non un piano B, semplicemente un cambio di rotta. E in 25 giorni può davvero succedere di tutto quando hai una potenza economica come quella del Barcellona, a cui aggiungere 220 milioni più i soldi risparmiati dall'ingaggio. Quindi è veramente un gettone che può spostare, sì, tutto. 222 milioni più i soldi risparmiati, però il Barcellona non è che dovrà prendere qualche cosa di importante. I giocatori che stanno seguendo sono dei giovani di grande prospettiva, a parte Di Maria, perché stanno parlando di Coutinho, di Dembélé, ma l'obiettivo primario è appunto Di Maria. Bisogna vedere su Di Maria, per quel che riguarda Di Maria e Verratti, che a quel punto sarebbero due colpi che andrebbero molto a pareggiare in termini di costi, perché vedrebbero il Paris Saint-Germain incassare dallo stesso Barcellona circa 160-170 milioni di euro. Bisogna vedere gli umori degli emiri, perché dopo che la Liga Spagnola e il Barcellona hanno fatto saltare l'aggiramento della clausola, sì, con il fondo del Qatar, tra virgolette, obbligando il Paris Saint-Germain a far risultare a bilancio un acquisto da 222 milioni e non un maxi investimento a parametro zero, bisogna vedere come reagiscono. Però lì bisogna Di Maria è in uscita, vuole andare via ed è chiamato da Messi. Bisogna vedere anche l'UEFA un attimino come reagirà su questa operazione qui, perché comunque a girare il fair play finanziario così non credo che sia proprio lecito, non credo che sia proprio passato a buon mercato, perché anche qui si apre un precedente, poi tutti potrebbero fare di versare i soldi ai giocatori, i giocatori si pagano i cartellini da soli. Adesso staremo a vedere un attimino, hanno trasmesso i dati di questo acquisto, vediamo un attimino se avrà una conseguenza o meno. Ma questo, alla fine l'ha depositato il Paris Saint-Germain come clausola, quindi alla fine si è già risolta la questione. Vero è che probabilmente c'è un vuoto regolamentare, nel senso che la clausola rescissoria è tra il giocatore e il club, quindi tecnicamente lo può sciogliere il giocatore. Può provocare il giocatore, potrebbe davvero farlo. Quindi non avrebbe commesso nulla di irregolare il Paris Saint-Germain. E sarebbe andato a interrompere una prassi, consolidata tra club, cioè che la clausola poi fosse soltanto un modo per accelerare la trattativa e risultasse come un acquisto vero e proprio, cosa che è accaduta. Ci vediamo tra poco. Eccoci tornati. Allora, spazio come sempre a un po' di mail. La prima è di Domenico, dice: non vorrei che alla fine ci troviamo l'Hernanes di Tudor, cioè Kovacic, mamma mia. Poi in questo caso sempre Domenico, per me non è Rugani il problema, ma il resto della difesa, sempre acciaccati nel reparto difensivo, ma parleremo un po' di tutto. Sono Alessio da Caserta, come lo vedete un Koulibaly del Napoli in difesa e Rabiot a centrocampo? Io su Rabiot mi sono già espresso più volte, Rabiot, sì, Rabiot è molto bravo, non so se è il tipo di giocatore che stiamo cercando, però sicuramente è un giocatore molto valido. Koulibaly sinceramente a me non ha mai fatto impazzire più di tanto, lo trovo molto sopravvalutato e direi che lascerei perdere. Poi non so adesso, dopo che abbiamo comprato Higuain dal Napoli, se sono disposti a cederci a un altro giocatore loro, insomma. Nicola, su Rabiot potrebbe essere un acquisto sensato? È uno di quei giocatori. Il punto è, sono sempre i rapporti col Paris Saint-Germain. Certo. In questo momento Rabiot è un titolare, a differenza di Matuidi che è all'interno delle rotazioni. Anche in Supercoppa è partito titolare lui a scapito di Matuidi, quindi in questo momento è più complicato pensare che il Paris Saint-Germain se ne possa privare. Vero è che la mamma gente sono anni che dice di volerlo portare via, poi spesso basta un rinnovo al rialzo per placarlo. È un giocatore da sempre seguito dalla Juve, piace parecchio, ma è uno di quei tormentoni che di anno in anno si rinnovano. Un saluto a tutti, cioè è Giovanni che ci scrive da Molfetta. Volevo dire che forse è arrivato il momento di cambiare, non solo Bonucci, via Lichtsteiner, dentro Cancelo, via Lemina, Rincon e Sturaro, dentro Kovacic, un altro big, via Quadrado e dentro Keita, jolly puro, assolutamente da prendere più degli altri. Se l'esperienza non ha portato alla Champions, proviamo con la brillantezza e l'esplosività dei giovani talenti, che ne dite?
Con i nomi non sono d'accordo, però prego. No, è che però ballano circa 70-80 milioni di differenza tra entrate ed uscite mal contate, giudicando dei nomi. Quindi ipoteticamente sarebbe anche un bel piano, però poi bisogna sempre vedere quanto sia fattibile con la Juve, che rimane una squadra che invece il bilancio guarda al di là del concetto di fair play finanziario e in un modo o nell'altro finisce sempre per autofinanziare o quasi il mercato. Sì, non credo, Max, che ci saranno ancora tutte queste operazioni che dice l'amico che ci scrive. Insomma, qualcuna sì, è probabile magari che sarà preso Keita e sarà dato via Cuadrado, non so, così si vocifera. Non credo che siano ancora tante così le operazioni di mercato della Juve. Credo che il mercato della Juve adesso si stia per concludere, salvo cose clamorose. Poi andiamo avanti con le mail. La questione centrocampo, no? Di cui tutti naturalmente sono non solo curiosi ma anche piuttosto scontenti. Possiamo attendere un grande colpo o secondo me non arriverà nessuno? Io credo che non possa non arrivare nessuno, anche in base a quanto dichiarato da Marotta, e lo stesso recupero di Marchisio non può essere sufficiente proprio perché veniva già conteggiato tra i tre titolari, ne serve un quarto. In realtà a centrocampo e sono mesi che la Juve non ha mai avuto dei grandi nomi intesi come nomi che possono far scaldare il cuore dei tifosi. Ha sempre portato avanti delle trattative di sostanza, giocatori con caratteristiche che possono fare al caso delle richieste di Allegri. Da gennaio in poi è sfumato per vari motivi Tolisso, che era comunque un astro nascente e adesso sta stentando un pochino al Bayern Monaco. La paura è che possa poi rivelarsi un rimpianto, perché alla fine è andato al Bayern Monaco per delle cifre che il mercato sta confermando essere assolutamente in linea e non oltre. Separato di Zonzi, la Juve ha portato avanti la trattativa col giocatore, col club, sa le richieste del club, sa qual è stata la sua ultima offerta, sa che per portarla a casa deve alzare quell'offerta di 32 milioni più bonus, se non arrivando ai 40 della clausola arrivarci molto vicino, e l'ha congelato. Sa che per Matuidi comunque deve alzare l'offerta e probabilmente salire verso i 20-22 milioni, si sta lavorando da quel punto di vista. Matic è sfumato, ma anche perché la richiesta era sempre quella, 40 milioni, poi addirittura lo United l'ha chiuso per circa 50. Emre Can, nonostante la scadenza, è blindato dal Liverpool e via così. Il tipo di giocatore è un top secondo le caratteristiche di Allegri. Poi in generale il menù da qui al 31 di agosto io penso che possa prevedere un centrocampista, e da lì non si scappa, ma senza fretta, proprio perché la Juve sta cercando di capire se ci possano essere delle situazioni migliori di quelle che ha già apparecchiato, quindi Matuidi e Zonzi, diciamo. Un attaccante in caso di uscita di Cuadrado, immaginiamo Keita, aspettando di capire le evoluzioni del caso Schick, è un difensore che possa andare a completare. Perché Keita su Cuadrado? Francamente, cioè io non lo so. Cuadrado ha 30 anni, Keita ne ha 23. Solo per quello. E poi allunghi le rotazioni con caratteristiche anche diverse. Ti trovi Keita un giocatore che può fare anche il centravanti, è più duttile per quelli che sono i quattro ruoli davanti rispetto a Cuadrado. È un investimento in linea con quanto fatto dalla Juve in questi anni. Vendere finché era possibilità di vendere. Anche perché Cuadrado in questo momento potrebbe essere addirittura scivolato in sesta posizione nelle gerarchie, quindi non è un grosso sacrificio. E rilanci con un giocatore molto più giovane che sostengono può essere almeno di ugual valore se non superiore per quelle che sono le valutazioni della Juve. Non dimentichiamoci che per ogni giocatore in entrata da adesso deve per forza rispondere a un'uscita. Per esempio, su Rincon ci sono quattro club. Lemina. Io penso che a centrocampo devono un attimino prima vendere, perché in questo momento col modulo che abbiamo 7 giocatori per 2 ruoli, quindi credo che sono veramente un po' troppi. Sicuramente i nomi che circolano di quelli che arriveranno, quelli più vicini, sono i soliti. Penso che sono abbastanza vicini a Matuidi, hanno fatto un'offerta per Emre Can che è stata respinta. Non credo tanto all'affare Zonzi, sinceramente. Non vedo sorprese dell'ultima ora in questo momento a centrocampo. Mi trovano d'accordo sul fatto che non hanno preso Matic, sinceramente, giocatore sproporzionato per il prezzo che è stato pagato, per quello che rende, per quello che vale. L'operazione che dà Cuadrado io non la farei,
fossi però, io. Se, no, ma semplicemente lo capisco perché è un'operazione, diciamo, di ringiovanimento. Forse si tiene poco conto del carattere problematico che ha questo Keita, che non è proprio come Cuadrado, molto disponibile a fare il terzino, molto disponibile Cuadrado a fare la panchina, a ruotare, entrare dopo. Keita è un altro tipo di giocatore, è un po' birichino e questo potrebbe essere anche un problema. Poi, sinceramente, non so adesso se la Juve è tornata su Schick, se Schick e Keita non siano uno alternativi all'altra, oppure la Juve pensa di prenderli tutti e due. Questo non so. Credo che faccia la doppia operazione. Ecco, anche io non credo che faccia una doppia operazione, quindi uno esclude l'altro. È anche vero che Schick, con i problemi che ha avuto, probabilmente bisogna vedere sempre come si sviluppa. Su Cuadrado c'è anche da dire che poi magari si innesca la volontà del giocatore di non voler essere nuovamente non voler essere di nuovo considerato soltanto un'alternativa di lusso, okay, una riserva. Alla fine lui, anche con il cambio di modulo, era arrivato a giocare gennaio, febbraio, marzo da titolare indiscutibile, poi quando la stagione è entrata nel vivo però è stato riportato in panchina. Però comunque storie non ne ha fatte mai, no? Quindi almeno bisogna capire cosa si intende per storie. Keita alla fine alla Lazio comunque ha avuto delle intemperanze anche molto legate alla giovane età, ma poi l'anno scorso, una volta che è rientrato, ha sempre giocato, anzi è stato determinante soprattutto nella seconda parte di stagione. Vuole andare via perché ha capito che tanto ha deciso di non rinnovare, ma poi la decisione di tenerlo fuori era più del club che altro. Da quel punto di poi bisogna sempre vedere come e in che modo riusciranno a mettersi d'accordo i due club, che non è mai del tutto sì, mai facile contrattare con lo Tito. Però diciamo che se tu hai Cuadrado in questo momento, dopo due stagioni intere in cui è sempre stato in salute, non è riuscito a guadagnarsi realmente un ruolo da titolare, adesso è fatto un investimento importante per riscattarlo, entra nella stagione che porta i 30 anni, io penso che la Juve anche da quel punto di vista stia cercando di far quadrare i conti. Con un investimento loro sono convinti che Keita, gli addetti ai lavori sono convinti che Keita da un punto di vista del talento possa diventare... Sono anche dispiaciuto perché Cuadrado si è veramente esposto parecchio. Assolutamente, lui... molto legato. Io adesso guardo sempre i commenti del mio blog Cuadrado è molto legato, ha fatto, non dimentichiamoci che è uno che ha rifiutato di andare lì al Chelsea con Conte pur di vestire la nostra maglia, quindi sicuramente dispiace, però sai Max che la Juve non guarda in faccia a nessuno, insomma, quando decide che di fare un'operazione conveniente, e Cuadrado potrebbe essere un'operazione conveniente perché tutto sommato è stato preso con prestito di pagabile in 2 anni, è stato utilizzato, adesso è stato riscattato, magari si riesce a vendere anche al prezzo che è stato riscattato, e quindi alla fine è stato utilizzato 2 anni quasi gratis. Un po' di mail, qualcuno ci scrive che questa mattina sul sito Pianeta Juventus Facebook un post con la foto di Dybala in primo piano con la scritta caratteri cubitali lascia la Juve. Vabbè, ma queste sono cretinate, sono, non abbiamo conferme. Solite cretinate, se si apre Facebook chi è che lo pratica sa che di queste cose, insomma. Va bene, devo fare la pausa, ci vediamo tra poco, leggiamo un po' di mail anche di SMS, rimanete con noi. Allora, eccoci, un po' di mail. Andrea dice: con il recupero a pieno regime di Marchisio con gli acquisti di Douglas Costa e Bernardeschi, non credete che la vera falla da colmare sia un terzino destro? Abbiamo preso De Sciglio, che è la riserva di Steiner, il quale era la riserva di Daniel Alves. Quindi una riserva della riserva, serve un terzino che spinge e leva palla, cosa che fa poco De Sciglio. Inutile negare l'evidenza, o erro? Io giro agli ospiti questa domanda. Io penso che De Sciglio sia il titolare, non Lichtsteiner. Una volta che decidi di rilanciare e puntare su De Sciglio, bisogna anche dargli il tempo di esprimersi. No, beh, questo è senz'altro. Quindi è un'operazione che può essere un flop, come una grandissima intuizione della dirigenza. Certo. Arriva da tanti anni di difficoltà al Milan in un contesto difficile, soprattutto per lui a livello personale. Io subito ho notato una cosa: arrivata alle visite mediche, nonostante il volo dalla Cina e tutto quanto,
vedevi proprio un ragazzo che era felice d'essere qua, che era felice. Quindi certo. Considerando tutte le prestazioni che invece ha qui dato in nazionale, e la considerazione comunque positiva di tutto, diciamo, il blocco azzurro della Juve, bisogna dargli del tempo. È ovvio che le aspettative possano essere altre. In questo momento però, finché Lichtsteiner non accetta di andare via, la Juve non può prendere un terzo terzino adesso. Siamo in una situazione... Diciamo che l'aria per De Sciglio al Milan si era fatta ormai pesante, quindi lui per forza di cose, gli è capitata questa occasione della Juve, sicuramente l'ha accolta al volo. Ma io ti dico che De Sciglio potrebbe essere una grande intuizione della società. Il ragazzo è giovane, era considerato molto molto bene fino a un paio di anni fa, adesso ha beccato due stagioni non positive come tutto il Milan, perché non solo lui. La cosa che mi lascia perpresso è che si parla tanto di Cancelo, no? Che ha beccato a Valencia delle stagioni non positive come De Sciglio, però siccome siamo malati sempre di esterofilia, allora questo Cancelo sembra che sia che ti posso dire, Cabrini, no? Invece magari è un altro De Sciglio, hai capito? Magari no, ma magari sì. E quindi io penso che col modulo che abbiamo noi adesso, il 4-2-3-1, ci saranno dei difensori che sappiano difendere, perché comunque la fase d'attacco verrà fatta dai vari trequartisti che abbiamo. Poi sicuramente fa comodo avere il terzino che fa la fascia, però credo che serva più che altro invece gente che sappia difendere. Da questo punto di vista De Sciglio potrebbe venire fuori bene. Poi è chiaro, i tifosi si aspettano sempre, Max, i grandi nomi, vorrebbero, e la Juve non ha la capacità economica di mettere tutti i grandi nomi in tutti i reparti, eh? Quindi ha già speso 40 milioni per Douglas Costa, li ha spesi per Bernardeschi, probabilmente del terzino i tifosi si dovranno accontentare di vedere. Ecco, leggo solo a me proprio in riferimento a questo: se i 52 spesi per De Sciglio e Bernardeschi li avessimo spesi per prendere Conti, che sì, non avremmo risolto i nostri problemi visto anche l'acquisto di Douglas Costa. Si paragona l'acquisto di un terzino a poco, cioè Conti è costato un botto davvero, sì. È costato esattamente il doppio. Che sia un centrocampista centrale che la Juve ha valutato, aveva anche bloccato in autunno e poi ha deciso di non prendere. Ma paragonare che sia Bernardeschi, sono due cose operazioni completamente diverse. Poi dall'Atalanta avevamo fatto già altre operazioni, quindi Caldara, quindi non so, dovevamo comprare mezza Atalanta tutti noi. No, ma esatto, poi cioè che Conti, ripeto, è costato il doppio di De Sciglio. Sì, qualcosa come 27, dopo, 28. Con De Sciglio non è, che non ha è poco per un ragazzo più, promettente. Ha appena due anni in più e ha 30 presenze, forse di più in nazionale alle spalle. Dopo una sola vera grande stagione poteva essere sì, per il me profilo era bella, interessante, però erano altre le motivazioni, probabilmente sì, è stato bocciato per qualcosa che poco aveva a che fare aveva a che fare col calcio, quindi, ma è una decisione presa non sul filo di lana, che quindi meditata, è stata presa meditata. A novembre. Allora, un po' di sms, perché sennò poi mi accusano che leggo solo mail, dell'immobilismo per il centrocampo e la difesa. Antonio Rimini, più o meno abbiamo già risposto. Riusciremo a vendere qualche nostro centrocampista tipo Rincon e Lemina e prendere nuovi più idonei per la Juve? Beh, se Rincon e Lemina mi sembra che ci siano fatti. Il rapporto è 2-1, l'uscita di Rincon e Lemina per un centrocampista di spessore o che abbia le caratteristiche che chiede Allegri. Su Lemina si sta muovendo molto, su Rincon c'è meno fretta di vendere, anche perché penso che poi la seconda cessione possa arrivare solo dopo... Sono due ragazzi che hanno richieste, solo che il problema, hanno molte richieste, solo che il problema non è venderli, ma il problema è venderli bene, perché regalarli si regalano facilmente. Sul Minami sembra che ci sia. Sì, c'è il Valencia, c'è anche un'offerta del Marsiglia. Adesso c'è stato un incontro. Vabbè, col Valencia ci sono delle dinamiche un po' più incrociate, anche proprio per. I giocatori che sta sondando la Juve, più Garay che Cancelo. Il problema del Valencia, però, per il Valencia non è una prima scelta Lemina. Il Valencia centrocampo ha come prima scelta con Ndombele, che ha dei costi superiori ed è un'operazione complicata. Adesso negli scorsi giorni c'è stato un incontro tra dirigenti della Juve
e Vincenzo Morabito, che è l'agente FIFA, sì, che fa da intermediario per l'Inghilterra, con cui la Juve ha sempre lavorato molto bene nelle ultime stagioni, che sta portando avanti delle richieste di due club che con la Juve lavorano da parecchio tempo, come Watford e West Ham. La valutazione della Juve è ancora compresa tra i 18 e i 20 milioni, 20, c'è un'apertura da parte della Juve anche a... delle... No, 20 per la Milan, bel vendere. Sì, direi di sì. Direi di più, potrebbe, 18, il problema... Più 18. Anche aprendo delle soluzioni come un prestito con opzione di riscatto. Non è semplice, perché comunque Lemina arriva da due stagioni complicate, e ha un ingaggio comunque importante, molto più facile, quindi, che è molto più nei parametri della Premier League che non di un club come il Valencia, che ha delle difficoltà economiche. L'anno scorso aveva rifiutato l'Ipsia per giocarsi le sue chance con la Juve, è andata come è andata. In primavera si era parlato anche di Lione e Marsiglia. Una soluzione penso che possa essere trovata da qui al 31 agosto, senza ombra di dubbio. Rincon ha molto mercato, soprattutto sì, in Italia, un'operazione anche diversa. La Juve l'ha appena preso a gennaio, quindi deve riuscire a dire. Infatti oggi la gente ha detto forse un po' presto perché Rincon abbandoni, però se c'è un'offerta, un reale interesse. Il problema, sai qual è? Che penso che adesso è chiaro che come prima riserva Allegri preferisce Sturaro. E quindi loro giocheranno molto molto poco. Però a questo punto mi chiedo adesso, l'utilità di un acquisto come quello di Rincon. A volte sono gli acquisti che fa Marotta, diciamo, per riempire dei buchi, non sempre vanno. Non sempre li prende. Non mi è sembrata. È stato chiuso il mercato di gennaio, non è stato proprio prima il massimo, ancora che aprisse avevano l'uscita di Hernanes programmata e è stato hanno tamponato per, con per sostituire quel tassello lì. È stato strano il fatto però che alla fine abbiano deciso di acquistarlo a titolo definitivo e non di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Alla fine ogni anno a gennaio la Juve devolve una decina di milioni al Genoa. Anche alla Roma ogni tanto devolviamo, però a gennaio puntualmente. Dopodiché Rincon ha fatto il suo, in questo momento è proprio anche proprio una questione di abbondanza. Se Bentancur non dovesse andare via in prestito, ma a questo punto credo che almeno fino a gennaio possa stare la Juve, e con un altro centrocampista in arrivo. Se non ricordo male, c'è stato anche questo problema. Rincon è stato preso prima del cambio di modulo, che è venuto mi sembra poi alla fine di gennaio, prima del cambio di modulo, che poi ha inserito Cuadrado, diciamo, come titolare nello scacchiere d'attacco. È chiaro che i posti a centrocampo si sono ridotti di un'unità e quindi Rincon, Lemina e Sturaro hanno trovato ancora molto meno spazio. Poi Sturaro ha trovato un po' di spazio in più perché qualche volta è stato utilizzato nel trio, diciamo, di trequartisti e non proprio con ottimi risultati, però gli altri hanno trovato spazio ancora meno, quindi ripeto, anche per quanto riguarda l'acquisto di un centrocampista, è difficile collocarlo quando in due ruoli tu c'hai già sette giocatori. Anche Matuidi, se arriva, trova abbondanza. Centrocampista, non è che trova un posto titolare fatto. Al di là delle cifre, l'operazione della Juve per il centrocampista vuole andare sulla falsariga di quella dell'operazione Szczęsny, cioè per Buffon, un giocatore che in questo momento sia pronto all'altezza di titolari, ma anche giocando magari qualche partita in meno di Khedira, ma già pronto per essere il sostituto di Khedira quando probabilmente dopo il Mondiale potrebbe anche decidere di andare negli Stati Uniti. Allora, chiudiamo con questa mail, questo blocco di Max dalla Grecia, che dice Dybala non può sostituire Neymar, il Barcellona ha sempre usato un esterno sinistro di piede destro, Henry Villa, Neymar, perché vuole momenti precisi, movimenti precisi per i suoi schemi offensivi. Neanche Coutinho è il sostituto adatto perché gioca come playmaker largo nel ruolo di esterno. Invece i nomi precedenti, Henry, Villa, Neymar, erano esterni, attaccanti e finalizzatori. Il profilo più adatto è Mbappé, secondo sì, me. Però che dovrebbero pagare praticamente la pari con Neymar. Sì. Però per è vero, nel senso, comunque c'è una struttura che va avanti da 30 anni e che, dopodiché non è sempre possibile farlo. Quindi io credo che per acquistare un destro di piede di un livello più basso o Dybala preferirebbero Dybala. Comunque in questo momento le trattative che sta portando avanti il Barcellona per l'attacco secondo quel che mi risulta sono quelle tre o quattro di cui stavamo parlando: Di Maria, Coutinho, Dembélé. Sì, non è esattamente quello che Dybala ci dice l'amico me. È logico. Però è vero che nel calcio non è che tutto è così logico, è anche vero che in questi ultimi 7-8 anni
il Barcellona ha provato a inserire Ibrahimovic nel loro scacchiere, poi senza riuscirci, soprattutto per la volontà del giocatore, perché comunque il Barcellona lo voleva tenere. È anche vero che hanno provato a inserire l'altro che è andato all'Arsenal, cioè si può anche cambiare modulo, non è che il Barcellona, diciamo, debba per forza sempre giocare in questa maniera qui. È vero che sono abituati così, però un allenatore può decidere anche diversamente. Allora, facciamo una pausa, poi alcune domande ancora via mail per i nostri ospiti, ci vediamo tra poco. Allora, eccoci tornati, una domanda da parte di Aurelio da Napoli, tifoso juventino. Dybala in questo modulo quanto è sprecato, mi seguo meglio, così arretrato. Parlando del mercato, come mai è dal 2015 che Marotta non riesce a prendere un centrocampista top alla Vidal? Perché tentennano per prendere un potenziale campione come Cancelo? Non vorrei che ci riducessimo alla fine del mercato a restare con una squadra incompleta come il solito. Allora, la questione Cancelo, c'è anche da dire una cosa su Cancelo. Le relazioni dell'area scouting, prima che di fatto poi ribaltano verso il Manchester, ma la squadra rimane quella, hanno valutato Cancelo un buon giocatore, potenzialmente un giocatore anche da Juve, ma che negli ultimi 6 mesi ha di fatto giocato esterno, esterno alto nel tridente. Quindi qua si sta parlando di un ruolo di un terzino destro che nella Juve di oggi, considerando anche Alexandro a sinistra, deve essere un terzino destro bloccato. Sì, non va oltre, quindi non è detto che poi Cancelo sia realmente il profilo che serva la Juve oggi. Il Valencia poi per Cancelo, per le proprie situazioni finanziarie, da quel che ci risulta dalla Spagna, fa delle richieste molto alte, una parte fissa solo cash intanto, con una parte fissa di 25-30 milioni a salire, per cui per quello che magari sta portando avanti anche una trattativa con il Monaco, che deve completare la propria difesa. Per cui parlare di Cancelo come se fosse una situazione che in un quarto d'ora la Juve ha il terzino destro per i prossimi 10 anni non è così scontato. Forse era più adatto, era più un'operazione da fare quando tu alternavi molto spesso la difesa 4 alla difesa 3, quindi un esterno a tutta fascia, però poi hai deciso di prendere Cuadrado, quindi Cancelo rimane tra i profili seguiti dalla Juve, ma ci sono tanti discriminanti. Per il centrocampista è vero, il discorso è che la Juve non è riuscita a trovare il profilo giusto alle proprie condizioni economiche, perché poi da un certo punto di vista Juve e Bayern Monaco sono molto simili e si discostano da quelli che sono poi gli altri top club europei. Fanno delle valutazioni per un giocatore, sono disposti ad arrivare oltre fino a una certa soglia e oltre non si spingono. Per arrivare a quei giocatori di cui si discute, probabilmente la Juve avrebbe dovuto fare delle operazioni che non ritiene necessarie. Dunque, volevo anche ricordare anche i profili sfumati, penso a Matuidi l'anno scorso per scelta di Al-Khelaifi, però era un'operazione sulla base di 22-25 milioni. Witzel poi è saltato, ma la Juve non voleva andare oltre i 18 milioni. Quindi sono comunque operazioni di una certa fascia a livello economico. Ma Marco Piazza come sarà collocato praticamente? Ma io credo che verrà dato in prestito, Max. Tu dici? Sì, io credo che a questo punto verrà dato in prestito, perché il ragazzo ha bisogno di giocare, perché se no non recupera mai dall'infortunio che ha avuto. Quindi se adesso si pensa di prendere anche Keita, io penso che lui e Ken verranno dati in prestito, poi magari non sarà così, ma penso che la soluzione in quel caso lì sia la migliore soluzione sia quella. Volevo tornare un attimo su Cancelo. Io l'ho seguito abbastanza questo giocatore e confermo che gioca piuttosto alto. Lui potrebbe essere l'esterno che somiglia un po' a Dani Alves, è molto bravo ad attaccare, è molto bravo nella corsa, è molto bravo nel dribbling e crossa non propriamente magnificamente e soprattutto difende abbastanza poco, per cui io come Nicola ho qualche dubbio che questo sia il profilo esatto, preciso per noi. Poi anche i costi sono alti, quindi se fosse una scommessa è un discorso, se fosse il giocatore da andare a pagare un botto di soldi allora veramente era meglio prendere Conti.
Un'altra cosa volevo dire solo sugli acquisti dei centrocampisti, che Marotta non prende, non, questo non prende quello. Ma noi ci scordiamo che l'anno scorso abbiamo preso Pjanic, la Juve ha investito molto su Pjanic. Quest'anno probabilmente Pjanic avrà delle responsabilità in più, non avendo Bonucci dietro, perché comunque di fatto con Bonucci si creava una sorta di dualismo sull'impostazione del gioco. Adesso lui diventerà il fulcro del gioco di centrocampo della Juve. Infatti. E quindi diciamo è anche messo un po' nelle condizioni di dimostrare una volta per sempre che vale i soldi che sono stati spesi. Poi la Juve nel tempo ha preso Vidal, ha preso Pirlo, ha preso Pogba, ha preso Pjanic, ha preso Khedira, che è un nazionale tedesco, campione del mondo. Cioè, a volte i tifosi della Juve non li capisco. Sì, no, è vero che forse non facciamo gli acquisti alla Neymar, però proprio non prendiamo nessuno. Insomma. Marco Pia. Poi torno su Piazza, sì. Su questo tema, più che altro la Juve ha abituato a sostituire grandi giocatori con dei giocatori ugualmente grandi ma diversi. Il sostituto di Pogba è stato Higuain, per intenderci. Tornando su Piazza, io credo che i piani siano leggermente diversi. La Juve ha sempre lavorato con i giocatori al rientro da un infortunio, intanto curandoli in prima persona. Ha fatto così con dei profili di primo piano, ha fatto così anche con dei giovani, e il progetto è quello anche con Piazza. Intanto completare tutto il recupero con Piazzavinovo, e poi tra ottobre, fine ottobre, che è previsto il suo rientro, e gennaio valutarne lo stato dell'arte, la condizione. Lui ha rifiutato anche a sua volta il prestito quest'estate, l'inserimento in altra operazione. E c'è anche un progetto tattico nel frattempo. Allegri vuole sfruttare questi mesi di recupero anche per valutare Piazza come alternativa di Higuain, come centravanti puro. Una situazione che gira per la testa lo staff tecnico bianconero, proprio per questa attitudine di Piazza di attaccare la profondità a testa bassa, e le difficoltà che ha avuto anche ad inserirsi in movimenti dove è molto importante anche la fase di non possesso. È un'idea che magari potrà trasformarsi in esperimento, e poi tra novembre e gennaio capire se per Piazza sia meglio 6 mesi ancora la Juve per completare un recupero che sarà in ogni caso complicato, l'infortunio del tutto simile a quello di Marchisio, e anche perché 7 giocatori là davanti per 4 posizioni servono. In questo momento c'è Ken, magari poi a gennaio potrebbe avere più bisogno Ken di andare in prestito. Sì, può darsi, però io non lo farei giocare, qua, non lo darei in prestito Ken. Per questo Ken, dalle prime amichevoli che ha fatto, ha dimostrato di essere abbastanza pronto. Adesso bisogna vedere quanto spazio avrà, perché è un giovane che scalpita. È un ragazzo che seguo molto, perché combinazione me lo sono trovato spesso da avversario. Io ho un ragazzo, un figlio del 99, che gioca a calcio, te l'avevo detto, quindi spesso quando si giocava contro la Juve trovavamo Kenny che giocava con i 99 della Juve, anche se lui era un 2000, poi addirittura ha scavallato posizioni fino ad andare alla primavera e a esordire in Serie A. È un ragazzo promettentissimo, ma veramente, veramente promettentissimo, con dei numeri non indifferenti. Abbiamo visto anche nell'ultima amichevole gli assist che ha fatto per Marchisio. Ha bisogno di giocare, però non può stare troppo in panchina, quindi se entra in una rotazione e diventa fra virgolette uno dei titolari, anche se sicuramente non giocherà quanto gioca Higuain, allora ok, se no gli farebbe molto molto bene andare in prestito a una squadra di media classifica, magari io penso all'Atalanta, che ci sono dei buoni rapporti, magari al Sassuolo, magari evitare qualche squadra un po' antipatica che poi ci mette sempre bastoni fra le ruote, però una squadra che gli possa garantire un posto da titolare per una stagione, per lui sarebbe ottimo. Tony dice che Ita ha un brutto carattere, come Bonucci può rompere lo spogliatoio, abbiamo già quadrato, basta attaccanti, vogliamo un forte centrocampista. Il signore con gli occhiali in testa. Ehi. Uno ce l'ha, no, sono tutti e tre con gli occhiali, quindi gli amici che ci danno dei quattro occhi stasera. Dice che ha detto che il mercato va bene così, ma come può pensare? Non è ancora completo, manca un difensore centrale,
ne abbiamo quattro, tra cui un 36enne, un Benatia sempre fortunato e un Chiellini che pure si infortuna. No, ma io non ho detto che il mercato va bene così, io ho detto che il mercato, che la Juve ha già fatto diversi acquisti, quindi non mi aspetto ulteriori tanti colpi. Quello che stiamo dicendo e quello che più o meno viene fuori dalle trattative, possono entrare ancora un centrocampista, possono entrare ancora un difensore centrale, fine. Ma io rispondevo alla mail prima, di certo. Uno ha detto via Alex Steiner, via quello, via quell'altro, via quella. La Juve non farà ancora 6-7 colpi di mercato. No, questo lo penso. Quindi, io. Chiaro. No, questo è bello perché dice, ma con Dobbia servirebbe la nuova Juve, non ho mai visto la Juventus Bonucci così felice come lo era ieri sera, non è che era milanista e non lo sapeva. Ancora. Andrea Agnelli ha promesso un grande colpo all'Higuain, io ancora non lo vedo, Francesco, riprenderei Vidal, lo escluderei questo. Di tutti i centrocampisti di cui si sono fatti i nomi, nessuno ha mai detto che il centrocampista perfetto ideale per la Juve è Busquets. Sì, ma come Busquets ce ne sarebbero altri ideali, però tutti probabilmente incedibili. Non credo che ce lo daranno mai. I nomi di cui si parla sono anche quelli per cui siano possibili delle trattative e per i quali la Juve ci lavora e ne proviamo a registrare. Il discorso è questo, cioè, cerchiamo di essere lineari obiettivi, non dire ce ne sono tanti, ne diciamo anche noi, quindi allora perché ci ostiniamo, dice Andrea da Sassuolo, perché ci ostiniamo su giocatori di Lazio e PSG? La Juve rimarrà anche stavolta col cerino in mano, quelle due società ti fanno solo perdere tempo portandoti a fine mercato per poi fregarci. Questa è l'opinione di Andrea non Sassuolo. È proprio come dargli torto, insomma, sono due società che sono abbastanza difficili le trattative con questi, però vabbè, si cercano i giocatori che piacciono, no? Si cercano i giocatori, non anche Higuain, molto semplice non andare, anzi anche Bernardeschi sembrava impossibile, no? La Fiorentina non aveva detto che con noi mai più trattative, sai, ogni cosa al suo prezzo, quindi alla fine si cercano appunto giocatori che possono piacere alla società, all'allenatore, che abbiano il profilo giusto. Ci vediamo tra poco, eccoci tornati. Qualcuno torna a parlare delle garanzie bancarie, ragazzi, sono anche problemi loro, voglio dire, no? Però il presidente, c'è un'indiscrezione, ci pare che a Marco da Milano, che ogni tanto dà qualche chicca. Ho saputo della banca Ifis che ha dato le garanzie bancarie al Milan per Bonucci e Biglia. Il presidente della banca è il primo cugino di Andrea Agnelli, si chiama Sebastian Egon Fürstenberg, lo scrive il sito Web Calcio Juventus. Vabbè. Ne basta che arrivano i soldi alla fine noi siamo contenti a questo punto. Allora, a mio avviso credo che l'unica cosa in comune che hanno Keita e Cuadrado è il colore della pelle. Il primo attaccante esterno, prima punta, Cuadrado uomo di fascia, impiegabile sia alto che basso, non proprio speculari entrambi, ottimo, e non sono d'accordo che il colombiano abbia toppato il finale di stagione, è stato messo in panca perché è infortunato. Allegri voleva avere una carta da giocare a partita in corsa. No, non è così però, perché a maggior ragione con un uomo in meno avrebbe dovuto trovare più spazio. È stata una scelta tattica, non per avere un'arma in più, non soltanto per avere un'arma in più a partita in corsa, tant'è vero che è da lì che si è iniziato a lavorare anche lo stesso Lucini, pure la gente di Bonucci, a lavorare per un'ipotesi cessione, anche perché il riscatto è diventato effettivo alla Juve con la vittoria dello Scudetto, è diventato un obbligo, sì. Per cui ormai si sapeva sarebbe diventato un acquisto a tutti gli effetti, un giocatore a tutti gli effetti della Juve. Per quel che riguarda le caratteristiche di Keita, però appunto sono forse più adatte a quello che sta cercando la Juve, un'alternativa che possa andare un uomo in più, che possa giocare anche prima punta all'occorrenza, che possa giocare anche esterno sinistro col piede destro, non soltanto un Cuadrado che gioca esterno destro. Su questa grande versatilità io vedo un po' di confusione, perché Bernardeschi che può fare questo. Quello che vuole la Juve, però cercano dei giocatori intercambiabili. In alcuni reparti non vuole degli specialisti, per così dire. Cuadrado, tra tutti i giocatori in attacco che ha la Juve, è l'unico che di fatto può fare, quello lo sa fare molto molto bene, però può fare solo l'esterno destro. Tutte le volte che lo stesso Allegri ha provato a spostarlo in una posizione più centrale o a sinistra non si è trovato a suo agio.
su Cuadrado che abbia toppato la parte finale di stagione, io non sono assolutamente d'accordo, nel senso che questi sono atleti, hanno periodi di miglior forma o di minor forma. Nel finale di stagione è venuto fuori alla grande Dani Alves, Cuadrado, che addirittura Cuadrado un bel momento ha fatto cambiare il modulo alla squadra per inserirlo, tanto che era obbligatorio utilizzarlo perché era in forma. Poi ha perso la sua forma perché sono atleti, ripeto, e quindi c'è stato questo avvicendamento, ma questo è normale in una squadra di calcio, non è che perché ha giocato Dani Alves più avanzato. Dani Alves quando è arrivato era, mi passi il termine, cazzaro, era un cazzaro, e poi dopo invece nel finale di stagione ha fatto vedere che quando aveva voglia sapeva anche giocare, e quindi gli ha preso il posto, fine. Ma ripeto, è normalissimo in una squadra di calcio. Vabbè ragazzi, il calcio è davvero strano, pensare che chi fece saltare il passaggio di Verratti alla Juventus proprio Raio, al quale per non portare via spazio Pogba che era appena arrivato rifiutò di dare Bue in prestito al Pescara. Sì e no, nel senso che non è il prestito di Bue ad aver fatto saltare l'affare, quanto il fatto che Paris Saint-Germain abbia offerto il doppio al giocatore, al club. È arrivato prepotentemente il Paris Saint-Germain quando la Juve sembrava per chiudere, ha offerto molti soldi in più sia al Pescara che al giocatore. Il giocatore ha detto volevo venire alla Juve, ma davanti a questa offerta... E anche lì è un fatto abbastanza normale che il tifoso medio non capisce. Sono professionisti, giocano per soldi, anche i nostri. Assolutamente. Giocano per soldi, quindi il problema non è se la Juve vuole vendere o non vuole vendere. Se viene una qualsiasi società e offre a uno dei nostri il doppio, il triplo di quello che prende, questo ragazzo va in società e bussa gli stessi soldi, come ha fatto Pogba. Io voglio rimanere, non voglio andare al Manchester, ma me li date tot milioni di euro. E giustamente la Juve arriva dove può arrivare. Un altro caso è stato quello di Bonucci. Bonucci aveva appena rinnovato a 6 milioni e mezzo, adesso ne prende 8,5/9,5, non so. Quindi alla fine sono dei professionisti e giocano per Bonucci quello. Magari c'era qualche... Il nuovo di Bonucci era anche a cifre più basse, comunque penso che Bonucci abbia rinnovato a 4,8, sotto i 5 milioni più i bonus. La questione di Bonucci però penso che abbia delle basi che poi... cioè i soldi sono stati una conseguenza, a quel punto ho ottenuto l'ingaggio migliore possibile. Diciamo che comunque si è consolato bene, è andato a prendere il doppio. Non è che dice, scusate, che da fonti sicure ne ha mandate più di uno il messaggio dell'amico, il probabile arrivo sarà a centrocampo Toni Kroos, 75 milioni. Magari, anche ma essere. Ci credo poco. Perché spendere tanti milioni per Matuidi che ha 30 anni, non sarebbe meglio cercare qualcuno di più giovane? Claudio da Padova. Sì, una cifra che io... In verità non spenderanno tanti milioni per Matuidi, prendono un nazionale francese utile subito, che possa essere subito titolare. E sicuramente non sarà il profilo che fa sognare i tifosi, però è un giocatore che è molto più pronto di Bentancur. È molto più bravo di Lemina e Rincon, e quindi sarebbe quello che fa il caso alla Juve. E poi anche io mi piacerebbe che venisse Toni Kroos, però la mia logica, cioè io vorrei capire per quale motivo il Real Madrid ci dovrebbe vendere Toni Kroos, per quale motivo Kroos dovrebbe venire alla Juve rinunciando ai 10 milioni all'anno. Cioè se non arriva la Juve e a Kroos gli offre il doppio, quello non si muove di lì. No, hai capito? È talmente logica la cosa. Prima di acquistare questo fantomatico centrocampista non bisogna vendere prima alle Minaia, potrebbe arrivare Max, potrebbe arrivare un profilo come Iniesta. Ma perché potrebbe arrivare Iniesta? Perché ha difficoltà a rinnovare col Barcellona, quindi non è proprio in una botte di ferro. Allora lì in quel caso la Juve si potrebbe inserire in quel discorso, un po' come ha fatto con Dani Alves, no? Lui aveva difficoltà, allora in quel caso si riesce a inserire. Ma Toni Kroos mi sembra veramente blindato. Lo so, Madrid. Vedi anche tu come... Sì, il discorso fila. La logica è quella, hai capito? Poi fai una proposta importante. Avevo cominciato a leggere la mail di Giuseppe, continuo. Prima di acquistare questo fantomatico centrocampista, non bisognerebbe vendere Lemina.
Rincone, Sturaro, o meglio, non bisogna vendere prima, punto interrogativo, i Leminari, Rincone, Sturaro dove li mettiamo? Avevamo Mandragora che è andato al Crotone, perché prendere un altro giocatore tanto fuori classe non ne prendiamo. Come siamo messi con le liste UEFA e FIGC? In questo momento la Juve con le liste UEFA è completa. Vendere prima di comprare, io penso che poi alla fine le trattative andranno abbastanza di pari passo, perché scinderle così tanto ti mettono nelle condizioni di essere in difficoltà nel fare un prezzo dei propri giocatori che poi sono costretti a partire, così come magari rischi di essere in posizione di difficoltà quando sei costretto a comprare perché anche numericamente non hai più i giocatori. Poi ormai mancano 25 giorni alla fine del mercato, quindi non è un giorno. E sulla questione Chic, Inter o Juve, non si capisce molto. L'ho letto anch'io questa cosa sull'accordo del calciatore andare all'Inter, cioè meglio sulla sua propensione. Sampdoria aveva trovato l'accordo con l'Inter prima che poi lo trovasse con la Juve, proprio sulla spinta del giocatore. Poi in questo momento è tutto fermo in attesa che si sblocchi la questione. Io credo che il condizioni. Giocatore vuole ancora la Juve. Lui vorrebbe ancora venire alla Juve, ma bisogna vedere anche in che modo, in che termini. Io non credo che la Juve possa e abbia l'intenzione di confermare lo stesso accordo dopo quanto è successo. Allora, vi sto ascoltando e risento alcune considerazioni. Dice Giuseppe, i giocatori di un ottimo livello li acquistiamo, ma è anche vero che li vendiamo. Vogliamo vincere la Champions League o vogliamo fare plusvalenza? Se vendi campioni poi non rimpiazzi più perché non te li vendono. Un appassionato juventino ancora. La Juve vuole fare entrambe le cose. La Juve è una società che ha bisogno di fare plusvalenza e che punta a vincere, cioè nonostante la Champions. E negli ultimi tre anni è andata a 20 minuti, a 45 minuti da riuscirci. Sì, assolutamente. Penso che la squadra, secondo il mio pensiero, è quasi perfetta. Rugani sarà il sostituto di Bonucci, forse verrà preso un difensore di scorta, a centrocampo non abbiamo bisogno di nessuno. Compiani, Schedira, Marchisio, Bentancur, Sturaro. Beh, questo è ottimista. È ottimista. Molto. In difesa penso che la Juve ragioni molto come lui, a centrocampo manca qualcosa. E poi sono anni che tanti tifosi, tanti addetti ai lavori dicono che Rugani deve giocare titolare. Perché non gioca Rugani? Perché non gioca Rugani? Quest'anno Rugani, gli sarà data l'opportunità. Però si vuole un altro difensore. Non è in questo momento l'urgenza un difensore titolare. La Juve sta cercando di capire da qui al 20 di agosto, penso al 25 di agosto, le condizioni di Benatia e Barzagli per capire se possa servire un'alternativa affidabile. Poi l'anno prossimo anche più Barzagli perché, dentro Caldara, però la coppia titolare in questo momento è Chiellini. Rugani e Chiellini, sì, infatti volevo dire quello. Rugani, evidentemente. Ma non è vero, guarda, io ci credo molto, l'ho visto sempre molto bene, l'ho visto sempre molto pulito. È chiaro che è un bel momento, gli va data l'opportunità di giocare titolare. Ecco, come diceva lui, valuterei meglio le condizioni di Barzagli e Benatia, perché sappiamo insomma che Benatia ogni tanto ha qualche acciacco. Barzagli l'ho visto abbastanza male in queste amichevoli estive, non vorrei che fosse arrivato il buon Barzagli alla fine, però diciamo che ecco, loro partono da dietro, ma sinceramente io una coppia titolare in una difesa a 4 Rugani-Chiellini per me è tanta roba. Ma anche per me, la vedo così male. Siamo arrivati a maggio convinti la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica che la Juve non avesse solo Bonucci, ma avesse 5 dei primi 7-8 difensori migliori del campionato italiano. Addirittura qualcuno pensava a 5 dei primi 5. Fra l'altro, è andato via Bonucci, non è che gli altri 4 sono diventati fra l'altro precisamente dei non so se siete d'accordo con me, ma io Bonucci lo trovo il migliore del mondo nella difesa 3, ma nella difesa 4 lo trovo in una rosa di migliori, cioè non lo vedo così veramente indispensabile in una difesa 4. Anche per me è così, ma non so. Io lo vedo così. Il campo dirà se era la Juve, se era Bonucci a far rendere al massimo anche gli altri compagni di reparto o viceversa. Ma nella difesa 3 lui trovava la sua collocazione ideale. Sta nel mezzo. Io non credo che in questo momento sia un'urgenza il difensore centrale, credo però che pur non essendo un'urgenza un uomo in più possa servire, magari un Jolly, se stesse bene guardando al passato della Juve, l'ideale sarebbe un giocatore come Cáceres che ti può permettere di fare alla più ruoli. Che sappia ricoprire tutti e quattro i ruoli della difesa
ed essere quindi un'ottima alternativa. Un giocatore così in questo momento non c'è. Io penso che la Juve, se Lichtsteiner non parte, abbia bisogno di un difensore centrale affidabile proprio al netto delle condizioni di Benatia e Barzagli, ma la coppia titolare, chiunque possa arrivare in difesa, la coppia titolare in questo momento rimane Rugani Chiellini. Quello chiede in questo caso Luis, mi sembra, se chiede di tu la mia opinione, se in campionato la prima ci sarà subito Bernardeschi titolare. Intanto col Tottenham partirà dalla panchina, mi sembra di capire. Io credo che in Supercoppa dei Mandzukic, Higuain e Dybala partano ancora titolari e forse puoi vedere Douglas Costa al posto di Cuadrado, ma non mi stupirei di vedere la Juve solo dell'anno scorso, sì. Conoscendo Allegri, l'anno scorso, al di là della condizione, ha tolto il posto a Mandzukic alla terza di campionato, sì, dopo la sosta. La formazione della prima partita, delle prime due o tre partite, credo che sia poco più che molto poco significativa. Allegri non ha l'abitudine di mettere i nuovi subito, li prova sempre un po' gradualmente. Allora io ringrazio Nicola Balice, calciomercato.com, e a presto. Alla prossima, ciao a tutti. Resta invece per la parte dedicata al Top Mercato Live Domenico, sì, buonanotte, Benedetto Grossi. Perché Domenico? Oggi sbagli i nomi, ne ho sbagliati già diversi. Una piccola pausa di 20 minuti e poi torniamo insieme, rimanete con noi, grazie. Eccoci nel nostro Top Mercato Live, è rimasto Benedetto Croce, collegati come sempre con noi, come consuetudine, Giovanni Albanese. Buonasera Giovanni. Da dove Ciao partiamo? Massimo, buonasera. Buona serata. Da dove partiamo, visto che più o meno ne abbiamo già, abbiamo affrontato temi di mercato, vediamo quali sono le novità, Giovanni, allora. Partiamo da un nome che viene fatto ormai da un po' di giorni, da un po' di settimane, quello di Keita. È una situazione da monitorare, ma che probabilmente non si sbloccherà prima della partita di Supercoppa tra Lazio e Juventus, perché il giocatore oggi è della Lazio e chiaramente da lì non si muoverà prima di questo match importante, il primo di questa stagione ufficiale per i biancocelesti. È chiaro che Keita, per quello che sembra, è un obiettivo della Juve, è anche un obiettivo dell'Inter, e nelle ultime ore l'entourage del giocatore avrebbe dato anche disponibilità alla formazione nerazzurra. Quindi bisognerà capire se la Juve, che è già venuta allo scoperto circa l'interesse per l'attaccante, voglia affondare il colpo, oppure si tirerà indietro di fronte a quest'asta che si potrebbe innescare con l'Inter. Sappiamo che la Juve non ama fare le aste, quindi è una situazione che si potrebbe complicare da qui ai prossimi giorni, però stiamo un attimo a vedere cosa succede, perché è chiaro che lì la volontà del giocatore prima di tutto può avere un peso importante nell'equilibrio di questa eventuale trattativa. Ne abbiamo già parlato prima di Keita, sì, però magari ribadirei un concetto che è stato più volte sottolineato, io più giovane, più... Sì. Credo che sia un'operazione di svecchiamento no, della rosa, perché probabilmente Keita, se arriva, verrà venduto Cuadrado. Come dicevamo anche prima, io so anche di una riapertura o riavvicinamento per quanto riguarda Schick, quindi presumo, e magari il nostro amico potrà confermare, che un'operazione diciamo esclude l'altra, quindi se la Juve andrà su Schick probabilmente Keita andrà all'Inter, oppure se la Juve andrà su Keita probabilmente Schick andrà all'Inter. Insomma, l'Inter è sempre lì alla finestra per vedere se riesce a inserirsi sui nostri obiettivi, ma non credo che arriveranno tutti e due, no? Ma questo penso proprio di no. Senti Giovanni, io leggo che ancora viva la pista Goretzka. Sì, prima di Goretzka però volevo legarmi proprio al discorso fatto in studio, perché è chiaro che la Juve, anche per una logica di liste, certamente andrà solo su uno tra Keita
e Schick. E anche su Schick si fa forte la presenza dell'Inter, che rispetto al nome di Keita, su Schick sembrerebbe favorita addirittura nel poter portare avanti l'operazione. Quindi in questo momento Keita più Juve, Schick più Inter. È chiaro che però prima di ogni cosa Schick dovrà affrontare le visite mediche nuovamente e capire se avrà l'idoneità all'attività sportiva, e solo dopo eventualmente si potrà prendere in considerazione una sua eventuale un suo eventuale arrivo alla Juve, o eventualmente un acquisto della Juve e un prestito in un altro club. Lì dovrebbe esserci anche la disponibilità della Sampdoria a rivedere gli accordi fatti qualche settimana fa, però lo ripeto, in questo momento sembra Keita più Juve, Schick più Inter. Per quanto riguarda Goretzka, è un nome forte, è un nome che la Juve a quanto pare ha lavorato sotto traccia, però sappiamo anche che la Juve sotto traccia lavora su diversi profili. Goretzka qualità prezzo in questo momento sarebbe l'affare vero per quanto riguarda il centrocampista che vuole Massimiliano Allegri, perché ha le caratteristiche tecniche ma soprattutto le caratteristiche fisiche richieste dall'allenatore, ovvero quelle di un mediano che possa dare fisicità davanti alla difesa. Beh, insomma, sì, è assolutamente un ottimo profilo. Credo che ci sarà forte la concorrenza del Bayern Monaco su questo giocatore, perché è lì che deve fare il salto di qualità, e se fosse che potessimo prenderlo sarebbe veramente male. Assolutamente, no, dinamico. Guarda, io credo che su Goretzka, che è un promesso sposo del Bayern Monaco, questo è noto, potrebbe esserci eventualmente il benestare da parte del club tedesco, perché i rapporti buoni tra Juve e Bayern Monaco mi fanno pensare che dovesse arrivare Goretzka alla Juve ci sarebbe comunque un benestare da parte del Bayern Monaco, alla luce dei rapporti che conosciamo essere buoni. Diversamente è una pista complicata per la Juve. Sappiamo così, che Goretzka sarebbe un obiettivo del Bayern Monaco, però forse più in prospettiva che per il presente. Quindi bisogna capire e monitorare ancora questa posizione. Io credo che potrebbe essere eventualmente l'opportunità di mercato dell'ultima settimana. Senti Giovanni, tornerei un attimo sulla questione Neymar, visto che l'acquisto così importante può comportare una reazione a catena sostanzialmente con il PSG, che può mettere sul mercato una serie di, come dire, di profili che potrebbero interessare più o meno alla Juventus a questo punto. Di Rabiot si parla con insistenza da diverso tempo, è attenzionato dalla Juve, di Di Maria, che però, voglio dire, sono profili importanti. Quanto c'è secondo te, qual è la possibilità della Juventus di, come dire, interessarsi a uno di questi profili, nell'ipotesi naturalmente che questo avvenga? Ma la possibilità che la Juve possa prendere in considerazione eventuali opportunità di mercato che possono arrivare dall'effetto domino dell'operazione Neymar, le possibilità sono tantissime. In casa Paris Saint-Germain credo che possano essere tanti profili interessanti per i bianconeri. Per quello che risulta, Rabiot sarebbe uno dei giocatori blindati da parte del club francese. Quindi su questo nome andrei un attimo con i piedi di piombo. Per quanto riguarda invece gli altri due profili, credo possano esserci più possibilità. In particolare Di Maria potrebbe essere una ghiotta opportunità di mercato nel caso in cui la Juve volesse potenziare del tutto questo 4-2-3-1. E poi è chiaro che le ultime circa Matuidi fanno intendere che il Paris Saint-Germain ha necessità di mettere sul mercato qualche pezzo pregiato. Su Matuidi
la richiesta del Paris Saint Germain si sarebbe abbassata rispetto alla prima richiesta, però siamo ancora lontani dai 15 milioni che offre la Juve attraverso il suo procuratore, che è Mino Raiola. Quindi anche lì stiamo un attimo a capire quello che può avvenire da qui ai prossimi giorni. È chiaro che da lunedì, credo, l'effetto domino dell'operazione Neymar comincerà a dare i suoi frutti. È chiaro che la Juve, così come tutti gli altri top club europei, sono alla finestra per capire e carpire le opportunità di mercato più funzionali per i propri organici. Questo mi sembra una risposta logica. Logica. Vedo molto difficile Di Maria alla Juve, perlomeno con questa rosa attuale, a meno che non dovesse partire Dybala. Però nel calcio tutto è possibile. Il resto mi sembra assolutamente logico. Rabiot è un profilo che interessa a tanti, interessa anche a noi, interessa anche al Paris Saint-Germain, e che se lo vuole tenere. Mathieu Di mi sembra di capire che è molto vicino, non so se concluderanno in questi giorni oppure sfumerà di nuovo, perché ripeto, nel calciomercato si può inserire in qualsiasi momento un'altra società, e è chiaro che l'effetto domino che produrrà questo trasferimento di Neymar indubbiamente ci sarà, speriamo che non colpisca troppo la Juve, ma indubbiamente ci sarà, perché non è questi 220 e rotti milioni che vengono immessi nel mercato, non sono indolore, diciamo. Assolutamente, allora noi siamo prossimi alla prima pausa, naturalmente resta con noi Giovanni Albanese per parlare ancora di mercato. Sembra che alla fine siamo un po' ridotti a, come dire, a parlare di quelle che sono... Beh, giustamente, gli effetti domino di questo acquisto che insomma... Diciamo, Max... Beh, però Massimo, dopo la pubblicità magari anticipiamo qualcosa sul difensore che potrebbe arrivare alla Juve. Assolutamente. Sì. Diciamo, perché... Max, che insomma, non essendoci partite di rilievo di cartello e dobbiamo per forza parlare di mercato, capisco che è un argomento a volte un po' fumoso, perché siamo qui costretti a parlare dei se, dei ma, dei forse. D'altronde le società si guardano bene di fare le trattative alla luce del sole, perché possono saltare da un momento all'altro, così come possono venire fuori giocatori a sorpresa da un momento all'altro, si aprono dei spiragli nuovi, quindi capisco che è un argomento un po', diciamo, così, però fa parte del calciomercato questo. Ci vediamo tra poco, rimanete con noi. Eccoci tornati. Allora, la difesa, un centrale, Giovanni, dacci qualche novità. Allora, per quanto riguarda il nome di Jimenez, che è stato fatto un paio di settimane fa, sembrerebbe che l'Atletico Madrid non abbia alcuna intenzione a accedere al giocatore, quindi è una pista che sembra poter tramontare, quella di Jimenez. La verità è che la Juve sta valutando un po' di più quella proposta fatta circa 10 giorni fa di Garay del Valencia, tanto da temporeggiare sul nome di Cancelo e valutare eventualmente lo scambio Lemina col Valencia e quindi eventuale Lemina, eventuale contropartita tecnica per portare a termine questa operazione. Dunque Cancelo per adesso viene un attimino congelato, questo è il motivo per cui la Juve nelle ultime ore starebbe valutando il rientro di Spinazzola dall'Atalanta, a costo di mettere sul piatto Rincon e un intervento dal punto di vista economico per spostare Rincon all'Atalanta. E quindi con Spinazzola chiudere la corsia di destra con De Sciglio, ma anche lì bisogna capire prima la posizione di Lichtsteiner, che dovrebbe essere in uscita verso il Nizza. E piuttosto che prendere Cancelo per la corsia di destra, valutare Garay e portare a termine questa operazione qua. Quindi Garay potrebbe essere il nuovo centrale difensivo della Juve, con Cancelo in questo momento in una fase di congelamento. Bah,
Sì, confermo. Ho anch'io questo sentore. L'Atletico Madrid mi pare che abbia anche delle difficoltà di mercato, avendo il mercato in entrata bloccato, quindi non credo che si voglia privare dei suoi giocatori così proprio a buon mercato. Cancelo è in stand-by, per quello che so io, anche per il fatto che non ha un costo proprio dei più abbordabili, sostanzialmente. Sicuramente è un giocatore di grande prospettiva. Io credo che la Juventus, se interverrà ancora sulla difesa, prenderà un difensore. Un difensore potrebbe essere o un centrale o un terzino. Non credo che prenderà tutti e due i profili, anche perché probabilmente prenderà anche un centrocampista, quindi sappiamo che la Juve è molto parsimoniosa. Probabilmente se spenderà meno a centrocampo, spenderà qualcosa in più in difesa, magari potrebbe, che ne so, riaprirsi la trattativa su Manolas. Se invece dovesse arrivare Garay, che non costa tantissimo, potrebbe spendere qualcosa di più a centrocampo. E mi sembra abbastanza logico questo discorso che fa la Juventus. Profili anche sul terzino, su Spinazzola, mi trovano d'accordo, perché i rapporti con l'Atalanta sono ottimi. Io parlavo di un possibile, probabile prestito di qualche giocatore all'Atalanta. Se vogliono sbloccare la situazione, la sbloccano. Senti, spostiamoci su Lemina, Giovanni, e sull'altro partente che è poi Rincon. Lemina, quello che ho detto prima è la causa di quello che sta avvenendo sulla sua posizione, perché piace al Valencia ed è un obiettivo del Valencia. Il Valencia o lo prende per 20 milioni o lo prende come contropartita tecnica a conclusione di un'operazione che dovrebbe portare un giocatore del Valencia, Garay, come detto, o Cancelo alla Juve. In questo momento sembrerebbe più Garay alla Juve. La verità è che la Juve potrebbe comunque slegare le due operazioni, vendere al Valencia per 20 milioni Lemina e poi in un secondo momento portare a termine l'operazione che andrà a reputare più funzionale per questa sessione di mercato. Il motivo è semplice: si sta valutando, un po' come si diceva qualche minuto fa, se prendere solo il centrale difensivo, solo il terzino o entrambi. Sì, effettivamente comunque qualcuno bisognerà cedere a questo punto. Prego. Giovanni, tu pensi che Zonzi sia ancora un obiettivo reale? Perché io so che la Juve sia abbastanza raffreddata su questa pista. Ma per quanto riguarda Zonzi, credo che la posizione della Juve sia abbastanza chiara da qualche settimana, perché il giocatore ha le caratteristiche che potrebbero tornare utili al centrocampo della Juve, però ha anche un costo che è valutato troppo alto. Dunque la vedo come opportunità o come eventualmente ultima spiaggia da prendere in considerazione solo negli ultimi giorni di mercato, nel caso in cui la Juve non andrà a centrare altri obiettivi. È chiaro che lì c'è una clausola di 40 milioni. Nel caso in cui non riesci a portare a termine altre operazioni funzionali, vai con 40 milioni nel Siviglia, bussi alla porta e porti a casa il giocatore. Si tiene però come ultima possibilità, proprio perché 40 milioni, anche se il giocatore ha un'età che potrebbe valere quei soldi lì, dal punto di vista dell'esperienza ha tutto da dimostrare. Certo. Quindi 40 milioni sono davvero tanti. Certo. Difatti io pensavo che si era raffreddata questa proprio per il costo dell'operazione. Mi sembra che anche inserendo Lemina il costo attualmente, quello che chiede Valencia, sia molto alto. Quindi per quello ti facevo questa domanda. Senti Giovanni, spostiamoci anche su quello che è il mercato, chiamiamolo minore, perché anche se non è giusto definirlo così, del Fabbro dalla Juventus va al Novara in prestito, terzino di proprietà della Juve, con un passato nel Pisa e nel Cagliari. Guarda, sappiamo che la Juve è molto attenta sui profili giovani,
E queste sono operazioni funzionali per la crescita dei giocatori, ma anche per fare le giuste valutazioni sui giocatori e sul loro eventuale futuro in bianconero. Ne sono un po' testimone le situazioni di Spinazzola, per esempio, così come quella di Caldara in questa sessione di mercato, ma se vogliamo quelle, le posizioni di Orsolini, che va su quel versante lì. La Juve cerca di anticipare gli altri club individuando i profili più giovani, facendoli crescere in società che possono concedere maggiore spazio, quindi maggiore minutaggio per fare esperienza e per mettere in luce le proprie caratteristiche, e dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista caratteriale, e poi valutare questi ragazzi in un secondo momento. Quindi trovo straordinaria questa conduzione di mercato da parte della Juve. È chiaro che i profili giovani in casa fai fatica a farli crescere, perché la Juve, sia in campionato che in Champions League che in Coppa Italia, punta comunque a tenere un livello altissimo. Quindi quando si va a prendere qualche giovane di prospettiva non lo si può tenere in casa. La Juve, lo abbiamo visto la scorsa stagione con Mattiello e con lo stesso Mandragora, li ha tenuti in casa nel mercato di riparazione di gennaio, malgrado i due ragazzi avessero tante offerte, però poi non ha avuto lo spazio per farli giocare, in particolare Mattiello non ha fatto un solo minuto in campo, neanche nell'ultima sfida contro il Bologna, quando ormai l'obiettivo scudetto era già stato raggiunto. Quindi la Juve fa bene a individuare quei club e quelle categorie nei quali i giocatori giovani possono crescere e dare il loro meglio. Finiamo, abbiamo ancora 5 minuti, con l'ipotesi, ma questa naturalmente è una richiesta di un tuo parere, su un eventuale prestito di Ken, che insomma, secondo me avrebbe bisogno di giocare qui, ma non è escluso che anche nella sessione poi o anche successivamente possa essere dato in prestito, Giovanni? Sì, prestito che ha chiesto negli ultimi giorni, ma nelle ultime 48 ore, il Crotone. Crotone che è forte anche per prendere in prestito Mandragora. Per quanto riguarda Ken, la soluzione Crotone credo sia molto difficile, perché come club c'è subito la posizione di Allegri che vorrebbe tenere in casa il ragazzo, almeno fino a gennaio, come dice Higuain, quindi questo esclude, diciamo, già tutte le altre valutazioni. Diciamo che e poi, è l'unico vicino prima del Crotone, vedo favorite altre società, in particolare il Feyenoord, che sul ragazzo è forte ormai da diverse settimane, ma c'è anche il Bologna, al quale la Juve aveva prima promesso Orsolini, poi probabilmente Mandragora, adesso comunque potrebbe mandare Ken. Quindi prima del Crotone vedo altri club favoriti sull'eventuale prestito di Ken. Guarda, io volevo solo aggiungere questo. Ken, ripeto, l'ho seguito, lo conosco molto bene, è assolutamente una forza della natura per l'età che ha, è un predestinato, ha bisogno di giocare. Se rientra in una rosa, diciamo, di possibili titolari da noi, adesso è l'unico vice Higuain, quindi in questo momento ci rientra, ben venga. Se no, alla sua età, è un 2000, va assolutamente dato in prestito a una squadra che si prende l'incarico di farlo giocare, perché è un giocatore su cui io credo molto e ha bisogno di giocare, ha un'età che non può fare assolutamente panchina. Da questo punto di vista la Juventus si muove molto con i giovani, io trovo che sia una gran cosa, perché innanzitutto per essere grandi bisogna individuare i profili giovani promettenti, visto che comprare i campioni affermati è molto molto difficile. Siamo al termine, io ti ringrazio Giovanni come sempre. Grazie, buona serata, buon fine settimana. Ciao Giovanni. E oltre al blog di Alessandro Magno, tu hai anche attività di scrittura, diciamo, sì. Così, facciamo anche vedere. Sì. Io sono anche l'editorialista principale di Gemania,
sempre per diletto ovviamente, che è un sito, direi, il sito più importante. Eccolo qui, lo stiamo facendo vedere. È il sito, diciamo, più importante a livello amatoriale che c'è, insomma. Che tra l'altro più 16% in borsa per ricavi ed effetto Neymar. Sono sempre molto, molto sul pezzo. Io faccio gli editoriali sulle partite, mi diverto, saluto chi mi legge su Gemania, oltre che sul mio blog, saluto Mirko che gestisce Gemania. E tra l'altro anche qui molte notizie di mercato. Molte notizie, loro sono sempre pronti, sono sempre sul pezzo. Quindi novità sui metodi di spunta, Kovacic, scusate, come ipotesi, PSG sarebbe disposto a fare uno sconto per il centrocampista, piace ancora. Kovacic non sarebbe male, però forse non è quello che noi stiamo cercando. Cioè noi stiamo cercando forse, Max, più muscoli a metà campo, no? Sì, io penso che questa sia l'ipotesi. Quindi, hai capito, diciamo che genio a metà campo ne abbiamo già abbastanza. Conto molto sul recupero di Marchisio, giocatore sempre sottovalutatissimo dai tifosi, perché sogniamo sempre altre cose. Invece Marchisio è molto, molto lui bravo. Sta tornando in quella che è la è sua molto forma bravo. Originale. Kovacic non è male, però non so se è quello che ci serve. Bene, noi in questo weekend non ci siamo per le dirette che riprenderanno poi il 19-20 in corrispondenza con l'inizio del campionato, però torniamo naturalmente lunedì con i consueti appuntamenti che sono Topland, poi l'Agorà, prima e seconda parte, e anche naturalmente gli speciali che riguardano il nostro mercato, così quest'anno è un po' sconclusionato, devo dire la verità. Non è facile fare il mercato per la Juventus, dai. E nonostante anche altri tutto, eventi internazionali hanno creato. Nonostante tutto si muovono. Io adesso vorrei che si vedesse anche cosa fanno le altre. Esatto. Grazie a Benedetto Croce, grazie a voi come sempre. Appuntamento a lunedì prossimo, ma voi rimanete con Top Planet perché i programmi vanno avanti.